Pietracuta Vissimisano negli ultimi anni è stata una sfida decisiva. I playoff vinti dai rossoblu per il salto dalla prima categoria all'attuale promozione ne è una dimostrazione. Ma oggi significa seconda contro quarta della classe, con gli ospiti che arrivano all'appuntamento con uno score invidiabile. 10 punti raccolti sui 15 disponibili dall'apertura del girone di ritorno. Pietracuta che invece ha raccolto 7 punti. Sfida tra due tecnici molto preparati come Fregnani e Bucci, che negli ultimi anni hanno lavorato benissimo nelle rispettive piazze. E anche per questo risulta una sfida affascinante tra due delle realtà di questo torneo, e non a caso la gara si sblocca già dopo soli 5 minuti di gioco. Da rimessa laterale di Tonini, Stella ex di turno fa da sponda per la battuta finale di Benedetti, il cui tiro inganna l'estremo Liardini per l'1-0 della Vissimisano, festeggiato con tutta la panchina. La risposta del Pietracuta arriva con questo colpo di testa di Golinucci deviato in corner, la disperazione da parte del numero 7. I padroni di casa in maglia arancione cercano la soluzione dalla distanza, la conclusione di Fabri è da dimenticare. La Vissimisano mette il naso nella metà campo ospite, il cross di Serafini porta il colpo di testa dalle retrovie, con Leardini sicuro nella presa. In una partita del genere non poteva mancare il graffio del bomber, ma Fratti da punizione non incide, come del resto il tiro dalla distanza a cura di Tomasini, con le squadre che vanno a riposo sull'1-0 ospite sotto gli occhi della terna arbitrale. Nella ripresa le due squadre non si risparmiano, la punizione di Serafini si alza sopra la porta difesa da Leardini, mentre Pietracuta timbra la sua giornata no con l'incursione di Cesarini che sbatte sul legno alto della porta difesa da Sacchi. La partita potrebbe cambiare in favore dei padroni di casa quando Urbinati si fa espellere per doppia ammonizione, uscendo senza neppure protestare. Dal conseguente calcio piazzato, Golinucci cede il secondo legno di giornata, mentre Evaristi non riesce ad incidere. Ancora Evaristi protagonista, il suo tiro viene bloccato a terra da Sacchi, stessa mattonella ma è la volta di Bruma, pallone questa volta deviato in corner. Il Pietracuta si sbilancia, incontra il piede Muccioli e segue un cost to cost con tanto di sterzata ad opera di Masini. Secondo il direttore di gara trattasi di ultimo uomo e dunque cartellino rosso diretto per lui e doccia anzitempo. Da qui nasce il raddoppio ospite, calcio di punizione di Serafini, murato con la mano dalla barriera locale. L'arbitro indica il penalty, dagli 11 metri Serafini non sbaglia trovando il raddoppio, anche se Leardini intuisce la traiettoria. Da punizione dall'altra parte ci prova Fratti, ma nulla da fare. Il Pietracuta non molla, ma Sacchi si rifugia in corner. Fratti scalda ancora una volta i guantoni a Sacchi, il quale si ripete anche su Tazzibaie, il cui tiro innesca Fratti che calza al lato. Porta stregata dunque, con Sacchi che neutralizza anche la conclusione di Evaristi, ma Satalino non si dimostra freddo sul possibile tappin vincente. Ultima chance direttamente a calcio piazzato, ma Sacchi in due tempi blocca. Il Misano gestisce il vantaggio sapendo aspettare e anche soffrire. Il Pietracuta si mostra precipitoso nelle conclusioni, ma nonostante il doppio svantaggio ha il merito di non demordere mai fino al termine del match. Applausi a tutte e due le formazioni.